noi siamo condannati a pagare 100 miliardi di euro di interessi sul debito che non abbiamo fatto noi, non l'ha fatto il movimento dei cittadini, non ha fatto questi disgraziati che hanno succhiato negli ultimi 10 anni. Il debito è aumentato di 1.000 miliardi con i grandi lavori a debito, facendo pagare un chilometro di alta alle persone con le piccole e medie imprese. Abbiamo il Quirinale nostro, costa 240 milioni l'anno, 4 volte Buckingham Palace, abbiamo stipendi di pensioni da 30.000 euro al mese. E questa gente è in televisione a dire i sacrifici che dovremmo fare noi, non capisci che è un'istigazione a delinquere. Quindi grandi opere, strade, palazzi vuoti, assolutamente palazzi vuoti per mettere sotto e riciclare soldi dalla mafia, perché questa gente è collusa con la mafia, è collusa, avevano i soldi fuori, si sono col 5% di scudo fiscale si sono ripuliti i soldi col 5%, tutti i partiti, tutti. Poi devi avere uno che gli pignorano la casa e Equitalia per poche centinaia di euro e questi qui si ripuliscono col 5%. Ma noi i soldi ce l'abbiamo, abbiamo 98 miliardi di evasione fiscale con le concessionarie del gioco d'azzardo in Italia. Concessionarie del gioco d'azzardo? Hanno evaso quasi 100 miliardi di euro, sono 2 finanziarie, 3. Potremmo mettere a posto subito le piccole e medie imprese, immediatamente. Ha girato l'Italia con una nave, io in mezzo alla gente, non ho visto un politico in mezzo alla gente, ma non ci va nessun politico in mezzo alla gente. Lo ha detto. Oggi è così. Io vado lì, mi davano prosciutti, formaggi, mi riempivano di melanzane ripiene, piatti fatti in casa, non regalini, piatti fatti in casa, arrivava la massaia, i vecchi, gli anziani, fantastici. Arrivato un anziano e ha detto, voglio la tessera, dov'è la sezione più vicina? Allora, hai capito? Cioè, l'entusiasmo degli anziani è importantissimo, perché hanno capito che è una svolta. Ed è l'unica occasione che abbiamo in Italia oggi, l'unico, questo movimento, di mandare a casa questo figlio e riprovare a ripartire. Campa con uno stipendio, non deve mica morire di fame. Uno stipendio adeguato a uno che fa il ministro, fa il politico, sentito che non devono guadagnare. Noi abbiamo rifiutato i rimborsi elettorali, il migliore 700.000 che ci aspettavano, l'abbiamo preso. I consiglieri regionali, non è parlare del sindaco, che loro guadagnano gli stipendi. Perché? Sei innamorato. Ma i consiglieri regionali, abbiamo 2 in Emilia, 2 in Piemonte, si sono ridotti lo stipendio da 10.000 euro al mese a 2.500 euro, che è uno stipendio, signor stipendio, per un ragazzo di 25 anni. Quindi l'abbiamo già fatto. Quindi quando tu hai uno stipendio buono e tu hai rimborso a piedi lista, non hai il gettone di presenza, elimini tutti gli orpelli, dalle tessere per viaggiare, aereo, treno, massaggio, segretaria, arrivi con la tua bicicletta o la tua macchina elettrica oppure a piedi o con i mezzi pubblici, quello che ho visto nel mondo, senza auto blu, senza lacchè, senza polizia, senza bigos, questo allora è un cambiamento epocale, noi siamo quelli. I cittadini sono quelli, vogliono occuparsi un po' della loro città e poi tornare a fare quello che facevano prima, come un servizio. Ma la base e i superiori sembrano convinti che il maligno stia operando per queste mura. Così. Una sola prova dell'esistenza del diavolo. È il nostro desiderio di vederlo all'opera. E se Ubertino avesse ragione e tu ti sbagliassi? Non dimenticare che questo incontro è cruciale per tutti noi. Aspettiamo che il Papa voglia eliminare il nostro ordine. E dichiararci tutti eretici! Sì, e dichiararci tutti eretici! Devo solo parlare con uno dei fratelli. E tutta questa storia sarà risolta. Guglielmo, noi riponiamo in te la nostra fiducia. Voglia il Dio che tu non ne abusi.